perdona il mio fanatismo, perdona pure un certo provincialismo, ma chi meglio di te mi può capire, Mina? Perché? No, perché? Ma sono tutti due del stesso paese. Sì, è vero. E allora? E allora lascia che te il disa, Mina, lascia che te il disa in faccia, lascia che te il disa. Cremona, la città delle tre T, Turon, Turas, Tetas, diventa magicamente la città delle quattro T, con il Tugnas. La voglia matta di vivere è intanto il titolo di un film di Salce, La voglia matta, e di vivere perché lui aveva questo impulso, aveva questa voracità, lui divorava, prendeva a morsi la vita, insomma, l'ho sempre visto con una energia, con una voglia proprio di accaparrarsi tutto quello che c'era intorno. Prematurata la supercazzola o scherziamo? Scusi, noi siamo in quattro. Come se fosse Antani anche per lei, soltanto in due, oppure in quattro anche scribai come Fallina, come antifurto, per esempio. Lui è prima di tutto per te, tuo papà. Io ho trovato una tua intervista dove dicevi è la persona che mi ha fatto più ridere al mondo. È vero o non è vero questa cosa? Sì, lui è la persona che mi ha fatto più ridere di tutti. Ma non solo quello, insomma, è quello che mi ha forgiato professionalmente, perché mi ha insegnato quasi tutto. E emotivamente perché mi ha accompagnato, mi ha preso per mano e mi ha fatto vivere i set quando ho dovuto scegliere che cosa fare. Perché vi portava da piccoli, no? Sì. Chiaramente è successo anche con te. Sì, diciamo che il mio album di famiglia sono i tanti fotogrammi dove io interpreto suo figlio a 6 anni, a 8 anni, a 10 anni, poi nella tragedia di un uomo ridicolo a 20 anni, eccetera, eccetera. Insomma, sono cresciuto dentro una pizza cinematografica. Beh, infatti si vede, c'è un bellissimo risultato. Mio figlio era stato rapito, ma la vita andava avanti lo stesso. Un po' come in tempo di guerra. Mi ricorda un po' il mito di Ettore, no? Che va a salutare suo figlio prima di andare in guerra e poi suo figlio piange e non lo vuole guardare in faccia, allora lui si toglie l'elmo e allora il figlio lo guarda e lui lo prende in braccio, Ettore lo prende in braccio, nudi, tutti e due finalmente si guardano e si riconoscono, no? E lui, la carriera di papà è stata questo, lo spogliarsi, si è spogliato prima del cappelletto da comico, poi della giacca a quadri, da buffone, poi piano piano fino ad arrivare a recitare con niente, con l'anima. Niente, 500 lire per la scuola. Dirà alla maestra che papà e mamma la beneficenza se la fanno per conto loro, va bene? Capito? Ma io avevo già detto di sì. E vabbè, adesso invece gli dici di no. Non bisogna mai dire di sì, ricordalo, mai, sempre di no. Tuo papà è stato anche però malinconico, no? Questo l'avete raccontato in più di un'occasione, e poi aveva paura di non essere ricordato. Sembra assurdo adesso dirlo, no? Com'è possibile? Ma non è che aveva paura, lui era l'uomo più, era l'uomo energia, era proprio duracell, non stava mai fermo, c'era sempre qualche cosa in ballo, e se non era un film era una commedia teatrale, se no andava a leggere, se no andava in giro a cercare quadri, e insomma una forza della natura straordinaria. E certo, l'attore si misura con il successo è l'approvazione, il senso di accettazione da parte del pubblico, questo è un problema che si porta appresso. In più, ad una certa età, intorno ai 65 anni, papà è colpito, è la parola giusta, perché non sai da dove arriva sta botta. È stato colpito dalla depressione e questo lo ha fatto stare molto male, insomma sono stati anni molto faticosi, si è trasformato proprio fisicamente. Poi però l'ultimo anno si era ripreso, gli era tornata la voglia di lavorare, la voglia di vivere, la voglia di combattere, e un mattino ho ricevuto questa telefonata che era stato male e siamo corsi subito all'ospedale, purtroppo troppo tardi. E questa è Cremona, la città dove io sono nato. Questo è il Torrazzo e questo è il monumento a Ponchielli. Per me però il monumento più storico della città di Cremona è questa scrivania, in questo ufficio dove tanti anni fa ho iniziato e ultimato la mia carriera di impiegato contabile. Pensate che se non mi avessero licenziato in tronco io potrei essere ancora qui.
Comunque tuo papà è stato tante cose, è stato Cremone, è stato la guerra, è stato l'avanspettacolo, è stato tanti titoli che ognuno di noi si porta nel cuore. Non so se è troppo chiederti qual è il tuo o se invece ti va di dirmi un film che secondo te ha rappresentato veramente la svolta per tuo papà. Ma di svolte ne ha fatte tante. La prima svolta è senz'altro legato a Luciano Salce e al Federale. E poi sempre con Salce, La voglia matta, e poi il grande incontro con Ferreri. Il grande incontro con Ferreri e poi la commedia italiana con Monicelli, Dino Risi. La tragedia eccetera, di un uomo ridicolo. Fino ad arrivare in vetta, fino ad arrivare credo alla 12ª volta che andava a Cannes, finalmente a vincere il palmarès e portarselo a casa. In occasione del nostro viaggio di nozze a Parigi, io e Elisa mangiamo appunto l'anatra all'arancia. Bene, ogni anno quando facciamo il viaggio di nozze, noi ne facciamo uno all'anno, mangiamo l'anatra all'arancia. Non è vero, cara? Sì, caro. Devo dire, uno dei miei film preferiti, magari chi lo sa, io lo trovo fortissimo ogni volta che passa in televisione, anche L'anatra all'arancia. Beh, L'anatra all'arancia è una classica commedia, si stacca dalla tipica, anche qui Luciano Salce, che è stato uno dei registi di riferimento di papà, Monica Vitti, naturalmente, che ci ha lasciato da poco, che era una straordinaria, la più grande di tutte. Non viene mai incluso, quando si parla dei quattro colonnelli, no? Ogni tanto si menziona Gassman, ma non si menziona Mastroianni, c'è Sordi, c'è Manfredi, e la Vitti non si ricorda mai, ma la Vitti in realtà è stata una colonna portante della commedia italiana. Con noi eravamo abituati a prenderci in giro, a sbeffeggiarci, invece la commedia dell'Anatra d'Arancia è una commedia morale, etica, più all'americana.